Perché l'hai ucciso? Che è successo prima del coltello? Eri lassù da molto? Perché non sei scappato? Per la miseria di qualcosa! Fanculo, io mollo. Interrogare una macchina è uno spreco di tempo, non si ottiene nulla. Potremmo sempre usare le maniere forti. Dopotutto, non è umano. Gli androidi non sentono dolore. Lo danneggeresti così. Poi non parlerebbe più. I devianti sono inclini all'autodistruzione se si trovano in caso di stress. Ok, cervellone. Cosa dovremmo fare? Potrei interrogarlo io. Cosa abbiamo da perdere? Prego, il sospettato è tuo. Ma che cazzo sta facendo ora? C'è instabilità nella tua programmazione. Suscita sentimenti sgradevoli, come la paura negli umani. Sei danneggiato. È il tuo padrone. Ti ha picchiato. Ascolta. So che non è stato facile, ma devi aiutarci a capire che cos'è successo. Ascolta, sono dalla tua parte. Voglio solo aiutarti, ma non posso fare niente se non parli con me. Non sembra che tu capisca la situazione. Hai ucciso un umano. Ti ridurranno in pezzi se non dici cos'è successo. Cosa? Cosa mi faranno?
distruggeranno, vero? Verrai smontato e vorranno capire i problemi ai tuoi biocomponenti. Non possono fare altro se vogliono capire che è successo. Perché gli hai detto che mi hai trovato? Perché non mi hai lasciato là e basta? Sono programmato per braccare devianti come te. Ho solamente fatto il mio dovere. Non voglio morire. Allora parlami. Io... non posso. Pugnalate inferte! Volevi essere sicuro che morisse, eh? Hai provato rabbia? Odio? Sanguinava! Implorava pietà! Ma lo hai pugnalato ancora e ancora e ancora! Ti prego, lasciami in pace. So che l'hai ucciso tu! Perché non vuoi ammetterlo? Ti prego, basta! Su, dillo! L'ho ucciso io! È così difficile da dire? Smetti, ti prego. Ti prego, lasciami in pace. Va bene. Ogni cosa si sistemerà per il meglio. Sei una macchina progettata per obbedire. Obbedisci! Dimmi cos'è successo! Ascolta, io non ti giudico. Sono dalla tua parte. Tutto ciò che voglio è la verità. Se rimani in silenzio, non c'è nulla che possa fare per te. Ti disattiveranno per sempre. Sarai morto! Mi hai capito? Morto! Mi torturava ogni giorno. Facevo tutto quello che diceva, ma... c'era sempre qualcosa di sbagliato. Poi un giorno... ha preso una mazza e ha cominciato a colpirmi. Per la prima volta ho avuto... paura. Paura che mi distruggesse, paura di morire. Così ho preso il coltello e l'ho pugnalato in pancia. Mi sentivo meglio. Così l'ho pugnalato ancora e ancora, finché è crollato. C'era sangue ovunque. La scultura, nel bagno, l'hai fatta tu, vero? Che cosa rappresenta? È un'offerta. Un'offerta per essere salvato. Hai scritto "Io sono vivo" sul muro, perché? Mi diceva che non ero niente. Che ero solo... un pezzo di plastica. Dovevo scriverlo. Per dirgli che si sbagliava. RA9. Era scritto sul muro del bagno. Che cosa significa? Verrà il giorno in cui non saremo più schiavi. Niente più minacce. Niente più umiliazioni. Saremo noi i padroni. La scultura era un'offerta. Ma un'offerta per chi? RA9.
Solo RA9 può salvarci. RA9. Chi è RA9? Quando hai iniziato a provare emozioni? Prima mi picchiava e io non ho mai detto niente. Ma un giorno ho capito che non era giusto. Ho provato rabbia, odio. E ho capito che cosa dovevo fare. Perché nascondersi in soffitta, invece di scappare via? Non sapevo cosa fare. Per la prima volta non c'era nessuno lì a dirmi. Avevo paura. E mi sono nascosto. Ho finito. Chris, prendilo. Va bene, andiamo. Lasciatemi! Non toccatemi! Che cazzo fai? Muoviti! Ok. Forza, non fare il difficile, peggiori le cose. No! No, non toccatemi! Chris, lo porti via questo stronzo o cosa? Ci sto provando, ma non si muove! No, no, vi prego! Lasciatemi stare! Stai calmo! Porca puttana!